Abbiate già in testa qualche desiderio che spero il buon Dio, la fortuna o il vostro impegno possano esaudire. Siamo qua al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguire i dossier perché ovviamente treni, porti, aeroporti, strade, autostrade non conoscono vacanze e periodi di pausa. Stasera sarò a Pisa, domani sarò a Forte dei Marmi a incontrare i sindaci della Versilia sui collegamenti ferroviari. Il 12, quindi sabato pomeriggio, sarò in Versiliana insieme a 500 persone. L'ingresso è libero per parlare di quello che il governo ha fatto e di quello che il governo farà. Il 13 sera incontrerò i cittadini a Pontida. Il 14 mattina sarò a Genova con le famiglie per commemorare la strage del Ponte Morandi, sempre ritenendo che debba essere fatta giustizia e che i colpevoli debbano pagare fino in fondo. Intanto siamo qua a sistemare quello a cui abbiamo lavorato. Questo, ad esempio, è qualcosa di cui vado orgoglioso. È il testo del nuovo codice dei contratti pubblici che è entrato in vigore il 1 luglio scorso. Taglia burocrazia, taglia tempi, accelera i cantieri, permette ai sindaci e alle imprese di perdere meno tempo e di lavorare meglio e più in fretta, sempre garantendo trasparenza. Dal 1 luglio sono già 75.000 le gare che i comuni e le stazioni appaltanti stanno mandando avanti, quindi nonostante i gufi che dicevano queste nuove norme fermeranno tutto, sta succedendo l'esatto contrario. L'altro codice a cui abbiamo lavorato per mesi è quello, il nuovo codice della strada, le nuove regole per rendere più sicuro il girare in bicicletta, in moto, in macchina, circolare. In ogni caso, e ricordo che, sperando che il Parlamento lo approvi entro il prossimo autunno, siamo ad agosto, ricordo che in queste nuove norme ho chiesto di inserire anche pene più severe che arrivano al ritiro della patente per chi abbandona degli animali lungo le strade. Che sia vacanza per tutti, cani, gatti, animali domestici non sono dei giochini, non sono dei pupazzi usa e getta, e quindi usiamo la testa anche al di là del ritiro della patente e delle nuove regole del codice della strada. Ci tengo a confermare, come molti di voi mi hanno chiesto, che andiamo avanti sul tema della tassa sugli extra profitti miliardari delle banche. È una questione di buon senso, di equità sociale, di giustizia. In questi mesi, anzi in questi anni, mentre la banca centrale aumentava i tassi, i mutui degli italiani schizzavano alle stelle. E quindi le banche hanno fatturato, incassato miliardi e miliardi di profitti e di guadagni. Pensate che solo nei primi 6 mesi di quest'anno le prime 5 banche italiane hanno fatto utili per più di 10 miliardi di euro, perché aumenta il costo del denaro per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori, ma non aumenta di conseguenza quello che le banche danno come interessi a quelli che hanno dei soldi sul conto corrente. Quindi è chiaro che stanno aumentando i margini di guadagno delle banche. Noi non siamo in Unione Sovietica, io sono un liberale, sono per l'economia di mercato, per il rispetto della proprietà privata e delle libere imprese, però è chiaro che se tu fai miliardi e miliardi di euro di margini, di guadagni, di profitti senza dare ai risparmiatori una parte di questi profitti, è giusto che un governo politico scelto dagli italiani intervenga, quindi la Lega e l'intero governo andranno avanti chiedendo alle banche che una piccola parte di questi guadagni miliardari torni nelle casse dello Stato e con questi soldi noi aiuteremo le famiglie che non ce la fanno a pagare il mutuo e continueremo con l'operazione di taglio di tasse che sulle buste paga di molti di voi sta dando effetti già da questo mese di luglio. Fra tanti di voi che mi hanno mandato le loro buste paga, ovviamente in maniera anonima, faccio un esempio su tutti, perché poi quando si parla del governo che aumenta gli stipendi, uno dice ma chissà cosa succede, questa è una busta paga fra tante, e il confronto è fra giugno di quest'anno e luglio di quest'anno, ovviamente abbiamo cancellato nome e cognome, però l'importo di giugno era quello che vedete, 1.333 euro, grazie all'intervento del governo e al taglio delle tasse che andremo ad alimentare anche col prelievo sui maxi profitti delle banche, la stessa busta paga del mese di luglio della stessa persona aumenta di 54 euro al mese. Ovviamente con 54 euro al mese non ti compri
il fuoristrada o la barca, però per milioni di lavoratrici e lavoratori con stipendi e anche pensioni più basse c'è un aumento che arriva fino a 106 euro al mese. E quindi qualche banchiere, ho visto che ha attaccato il governo, la Lega e me in particolare. Io penso che le banche facciano un grande lavoro, stanno facendo margini di miliardi e miliardi di euro, come è giusto che un'impresa privata faccia, se però non aumentano anche gli interessi che danno a chi ha un conto corrente in una banca, è giusto che il governo si prenda la sua responsabilità, un governo scelto dagli italiani. Gli italiani stanno dimostrando di apprezzarlo elezione dopo elezione, anzi grazie, perché per quanto possano valere i sondaggi, tutti i sondaggi danno anche la Lega in crescita. Quindi al di là dei sondaggi ritengo utile che se uno guadagna 10, 20, 30 miliardi di euro, una piccola parte di questo guadagno dovuto a scelte della Banca Centrale tornino ai risparmiatori e ai lavoratori e alle famiglie italiane. Due o tre temi su cui stiamo lavorando di stretta attualità estiva: quello degli incendi. Abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, lo stesso Consiglio dei Ministri di lunedì, l'aumento delle pene per i piromani, per quelli che appiccano incendi, che sono dei delinquenti, dei disgraziati, dei criminali, quindi un minimo di 6 anni di carcere se vengono trovati. Io sarei anche più severo, però almeno si parte. Confermo un altro impegno della Lega e del Governo, che dalla fine di quest'anno chi può lavorare, chi è giovane, è sano, è robusto e rifiuta di andare a lavorare non prenderà più un euro di reddito di cittadinanza. Ho visto che qualcuno se la prende con me insultandomi in ogni maniera, però mi sembra giusto. Noi continueremo, come è giusto che sia, ad aiutare disabili, anziani, minorenni, le famiglie in difficoltà che non possono lasciare casa e andare a lavorare. Ma se uno ha 30 o 40 anni, non ha problemi a casa e da 1, 2, 3, 4 anni sta a casa a spese degli italiani, mi sembra giusto che possa cercare un lavoro e fare un lavoro come fanno esattamente tutti gli altri. Intanto ci sono i lavori in corso, sì, magari nelle dirette fighe non ci sono i trapani, però ci sono lavori in corso. Siamo al Ministero delle Opere Pubbliche, peraltro, anche il 10 d'agosto. Saluto, a proposito di social, qualcuno dice però Salvini non deve andare sui social. Faccio un esempio: noi seguiamo ovviamente, le Ferrovie Italiane hanno 2200 stazioni, noi controlliamo decine di migliaia di chilometri di strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, quindi non possiamo essere sempre presenti ovunque nel minuto giusto. Dai social è arrivato l'appello dei cittadini di Fontanelli, c'è quel comune in provincia di Bologna con una strada provinciale interrotta per frane e alluvione. Ovviamente è una strada provinciale, non dipende dal ministero, però io non sono fatto per dire non dipende da me, signora, vada nell'ufficio di fianco, arrivederci e grazie. Abbiamo mandato ANAS, che dipende dal ministero, a fare un sopralluogo, e con tutti gli enti locali, la città metropolitana, i cittadini, con tutte le istituzioni, il commissario Figliolo, stiamo lavorando per restituire la strada e il diritto alla mobilità di questi cittadini che abbiamo raggiunto proprio tramite il loro appello social. Quindi sui social si può dimostrare la propria stupidità, come i famosi TikToker, ahimè, più che famosi, famigerati, che si mettono le loro gesta guidando con eccessi di velocità e causando anche incidenti e morti in alcuni casi, però i social possono essere usati anche con assoluta efficacia ed intelligenza. A proposito di social, vi aggiorno su un'altra battaglia mia personale come Lega e come intero governo sulla facoltà di medicina. Già da quest'anno c'è una maggiore apertura e ci saranno 4.000 posti in più per studentesse e studenti, visto che mancano medici e bisogna aprire le porte delle università italiane. Confermo che l'obiettivo della Lega e dell'intero governo nell'arco della legislatura è di abolire il numero chiuso a medicina, come in Francia. Al primo anno accedono tutti senza fare i test di fortuna con le crocette, poi alla fine del primo anno quelli che hanno i voti migliori vanno avanti, gli altri sceglieranno altre facoltà. Così come confermo l'obiettivo di questa legislatura, siamo a neanche 10 mesi, abbiamo davanti più di 4 anni, relativo a quota 41, l'azzeramento della legge Fornero, alla pace fiscale con un'operazione di giustizia sociale che porta nelle casse dello Stato miliardi e miliardi di euro e libera
milioni di risparmiatori italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma non sono riusciti a pagare tutto per malattia, per infortunio, per divorzio, e quindi è più saggio che lo Stato incassi e questi continuino a lavorare, tornino a pagare le tasse. E poi c'è il tema del canone RAI, e l'obiettivo rimane, e lo confermo, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quello di pesare sempre di meno sulle tasche dei cittadini. C'è il telefono che squilla, ma risponderò dopo. E poi mi hanno regalato questo, perché uno dei tanti dossier che abbiamo, strade, autostrade, ferrovie, la 106 in Calabria, l'alta velocità a Vicenza, c'è questo topolino del 1982, 700 lire costava, che nostalgia, chi è degli anni 70 come me se lo ricorda, questo però non me lo ricordavo, è un topolino dell'82 che celebrava i cantieri e i lavori per il ponte sullo stretto di Messina. Sono passati 41 anni, non c'è traccia del ponte, anche se i progetti agli italiani sono già costati dei quattrini, però è un diritto alla mobilità, alla continuità territoriale per milioni di siciliani che devono andare a farsi curare, devono studiare, devono lavorare senza aspettare ore i traghetti. A proposito, tanti di voi mi stanno mandando i video che riguarda anche i turisti che stanno lì fra Messina e Villa San Giovanni sotto il sole ad aspettare il traghetto e a spendere quello che spendono. Ecco, l'obiettivo è di dare finalmente una risposta dopo 50 anni di chiacchiere. Ovviamente il ponte sullo stretto creerà lavoro, creerà ricchezza, ripulirà il mare e l'aria, perché toglierà 140.000 tonnellate di CO2 dall'aria, e quindi andiamo avanti. Sì, ci sono i no ponte, come ci sono i no TAV, i no TAP, i no Expo, i no Olimpiadi, i no autonomia, i no flat tax, i no, i signor no, i gufi, i menagramo e i noisti di professione. Noi andiamo dritti perché sarà per l'Italia un'immagine di efficienza e per i nostri ingegneri e architetti un indice di bravura che il mondo ci invidierà, e nella prossima legge di bilancio ci saranno già i primi stanziamenti. Adesso non la faccio lunga perché è agosto anche per voi, poi devo pensare a qualche desiderio da esaudire. Questo è l'ufficio del ministro, questo è il ponte, ahimè, il nuovo ponte di Genova, questa è la lavagna che una collaboratrice d'eccellenza ha elaborato con la sua presenza in questi giorni, e questo, vabbè, questi sono un po' di omaggi, la guardia costiera, le targhe, dei libri. Non può mancare la maglia del Milan, queste sono dai carabinieri alle capitanerie di porto dei pensieri. Poi però ci tengo a far vedere in corridoio quello che per il momento è un plastico, questo è uno dei mezzi che salvano vite, e poi questo per il momento è un plastico, poi l'obiettivo è che diventi fonte di ricchezza, di comunicazione, la più grande opera pubblica in lavorazione al mondo, sostenibile, ambientalmente compatibile, perché ripulisce l'aria e l'acqua, e ci stanno lavorando i migliori tecnici, ingegneri, architetti, geologi e professionisti del mondo. Quindi conto che dalle parole si passi, dopo 50 anni, finalmente ai fatti. Passo e chiudo, quelli sono i palloncini che ricordano che su un Vech, quindi 73 classe di ferro, buon San Lorenzo, io desideri ne ho a decine, però con tutti i miei limiti, i miei difetti, sono contento perché in questi primi 9 mesi di governo penso di aver dato il massimo per l'Italia e per gli italiani. Quindi buona fortuna, buon agosto e a presto.